Ci racconti un po' che emozioni hai provato domenica alla tua prima partita in Serie A? I feel really good because... Devo dire che è stato un momento bellissimo, un momento che ho sognato per tutta la vita. È stato davvero fantastico giocare la prima partita al Barbera davanti ai nostri tifosi. E peraltro mi trovo benissimo qui, Palermo è una delle città più belle in Italia. Spero di poter regalare altri sorrisi ai nostri sostenitori. Partita in Serie A, 0 gol subiti, 3 interventi importanti. Qual è stata la parata più bella secondo te? For me... La parata più difficile della partita è stata quella su destro nel secondo tempo, anche perché quando sei uno contro uno con un attaccante peraltro come destro ci sono grandi possibilità che possa segnare, ma fortunatamente sono riuscito a parare. È vero che stavi per andare al Catania? Diciamo che il Catania si era interessato a me, ma soltanto per un provino, per vedermi all'Opera. Non c'era un reale interesse, quindi non l'ho mai preso nemmeno in considerazione. Che cosa ti ha detto Sorrentino, se ti ha detto qualcosa prima di scendere in campo, e qual è il tuo rapporto con Sorrentino? Intanto sono davvero felice di potermi confrontare ogni giorno e poter imparare da Stefano Sorrentino. È un autentico maestro del ruolo, uno dei migliori portieri che ci sono in Italia, e per me è una grande occasione di crescita potermi allenare accanto a lui. Prima della partita mi ha fatto un grande in bocca al lupo. Sì, c'è un tuo connazionale in squadra, Amato Iaialo, che qualche volta viene bersagliato ai tifosi. Tu che vivi comunque quotidianamente il Palermo, la squadra pensi che sia fondamentale per questa salvezza anche il suo contributo? Mato è un giocatore importante, Iaialo mi ha insegnato davvero tanto in questi primissimi giorni al Palermo, io penso che sia un elemento fondamentale per questa squadra. Non ci sono particolari segreti, forse sono soltanto andato dal lato giusto. Domenica, partita contro l'Inter, per te la prima volta a San Siro, stadio straordinario. The first game in San Siro against Inter can be a great emotion. Sarebbe una grandissima emozione poter giocare al Meazza contro l'Inter. Io devo soltanto pensare a dare il massimo negli allenamenti, perché sarà una scelta dell'allenatore mandarmi in campo. Cercherò di metterlo in difficoltà con il mio lavoro. Di sicuro posso dire relativamente al futuro che darò il massimo per migliorare. Dobbiamo considerare che il portiere è un ruolo particolare. I grandi portieri solitamente diventano titolari nei club più importanti intorno ai 25 anni. 19 anni sono un'età davvero giovane per un portiere, ma sicuramente io darò il massimo per studiare, per crescere, per migliorare, e vedremo se avrò spazio in futuro. Presidente Zamparini ritiene che sarai il portiere del futuro del Palermo. Come ti vedi in questo ruolo? Sicuramente è un grande attestato di stima quello del presidente, che dice che posso essere il futuro del Palermo, e devo dire che sicuramente a me piacerebbe moltissimo poterlo essere, il futuro del Palermo tra i pali. Come ho detto prima, darò il massimo, il 100%, per essere davvero il portiere del futuro. Siete a 4 punti dalla zona retrocessione. Il punto conquistato con Bologna vi ha dato fiducia, vi ha fatto respirare un'aria migliore rispetto a prima? Sicuramente contro il Bologna è stato fondamentale non perdere, era importante riuscire a ottenere un risultato positivo. 4 punti non sono tantissimi, ma non sono nemmeno pochi. Dobbiamo cercare partita dopo partita, punto dopo punto, di far sì che il Palermo possa salvarsi e regalare una soddisfazione ai nostri tifosi.